Sandro Cattaneo, responsabile per Forza Italia dei comitati per il sì, per il referendum, autonomia, ecco, come cercate di informare la gente sulla validità di questo referendum? Parliamo chiaro, andiamo in mezzo alla gente, quindi ci trovano con i gazebo nelle piazze dei tanti comuni lombardi, ci trovano a promuovere convegni, incontri, approfondimenti ogni sera, davvero in ogni luogo. È facile informarsi, abbiamo anche attivato un profilo Twitter, siamo sui social. Insomma, siamo convinti profondamente noi di Forza Italia che questo sia un referendum buono e positivo soprattutto per i cittadini lombardi, perché vuole portare più risorse a chi le spende bene e vuole anche dare un messaggio a tutto il paese. La meritocrazia amministrativa alla fine ha un valore, chi spende bene può spendere un po' di più e chi spende male basta che paga sempre qualcun altro. Quindi noi vi invitiamo ai centinaia di eventi che Forza Italia, i suoi dirigenti, i suoi ragazzi, i suoi militanti stanno organizzando e troverete buone motivazioni per andare a votare il 22 ottobre e votare sì. Sono secondo lei le inesattezze che stanno girando, le principali maggiormente, due? Ma le inesattezze ne dico due come te l'hai richiesto. Prima, costa tanto, non è vero. Ogni anno ogni lombardo, bambini neonati e ultracentenari inclusi, danno 5.500 euro in solidarietà nazionale, in denari che vanno altrove. Questo referendum costa 5 euro a testa, questo già basterebbe di per sé, ma poi viva Dio, la democrazia è una cosa positiva. La seconda bufala, questo non è un referendum come la Catalogna, non c'entra proprio niente, è un referendum pienamente nell'alveo costituzionale, vuole modificare in meglio, anzi non vuole modificare, vuole accedere alla Costituzione laddove dice che le regioni a statuto ordinario possono attivare un meccanismo di negoziazione con lo Stato centrale. È quello che lo stiamo facendo e vogliamo farlo con milioni di cittadini che ci chiedono di farlo alle spalle.